Antonietta, l'impasto era già pronto. Allora, l'impasto era già pronto, ora la signora sta preparando i cosiddetti cingoli, cioè praticamente allunga la pasta con le Quindi mani, sei cingulian. cingoliano, è preciso, e cerca di farli più o meno stessa grandezza, stessa lunghezza, e poi verranno tagliati a pezzettini e poi cavati con le mani, con le dita. Perfetto. Allora, vediamo questa operazione nel momento in cui viene cavato il cavato. Ecco, scusa. Allora, questo ora è il cingolo. Proprio questo è Questo si chiama cingolo, sì. E questa è praticamente la fase del cingoliamento. Ecco, sta preparando più o meno tutti uguali. Anche perché noi li abbiamo già lì, addirittura Sì. ne abbiamo un'altra tavola sopra perché oggi aspettavano 20 persone. Chissà, porta i tuoi amici qua dopo. Va bene. No, li ho chiamati, dovrebbero arrivare. Allora, vedi, sono piccolissimi, io noto Sono veramente, questi già piccolissimi, sì. preparati. Allora, con quale dito, Elena, tu lo cavi? Questo qua. Cioè, no, il Con medio. il medio, Il no, però medio. dipende Però, dalla grandezza, perché volendo si possono fare allora a fate. due dita, Bene, allora tre, fate una cosa, quattro fatelo in dita, due, fatelo in due, dipende. anche in modo veloce, fatelo in due. Elena, viene un po' più qua. Certo, Elena sta pensando a tutte quelle migliaia di persone che tra Pastrana, Torrione e Salerno la vedranno in onda e dirà: "Uscenda mia, che diranno?" Saranno contenti, Elena, che Lo verno devo fare finalmente, io, uè, io sciorta sono mia. che faccio. Antonietta, hai visto che è indispensabile la tua presenza oggi qua? Perché Comunque. loro fanno finta di essere timide. Invece tu adesso mi Ma devi fanno passare. finta Non però, sono finito. ecco. Senti, passiamo alla seconda, al secondo Allora, momento. la seconda fase è preparare Carme, puoi partire. l'impasto per l'unbottuno, che è costituito da formaggio e uova soprattutto, con l'aggiunta di prezzemolo tritato e un pezzettino d'aglio poco poco, non tutti ce lo mettono, dipende a chi piace. Allora, Antonietta, vedi che tua zia in questo momento sta Sta ricomponendo ricomponendo l'impasto. l'impasto, Perché? Perché abbiamo infatti. aggiunto all'impasto di prima anche quello di dopo. Perché? Perché non Perché si deve buttare nel niente. senso Secondo la che tradizione non va niente nel buttato. senso che non Ora, sarà troppo per il ripieno, però noi che però cosa non si faremo? butta perché ci si fanno le polpette. Ah, oh, quindi anche le polpette. Anche le polpette, sì. Carmela, Sì. su piatto qua quante volte l'hai preparato tu? In quali occasioni? Quando è festa e quando tiene le persone rara a mangiare. Rara a mangiare. Annina, allora tu tieni due belle figlie, tieni tanta nepote, tieni tuo marito che è gentilissimo e garbatissimo, fai Grazie. un vino buono, la casa è stupenda, ma un ricordo di questa ricetta, di questo piatto, di quando tu eri bambina, per esempio quando io vivevo in campagna a portare con la spara a mangiare Mia ai mamma lo vostri. faceva sempre, Cioè. però mia mamma non lo riempiva così, lo riempiva dentro la pancia. Non vogliamo girare. Ecco, Così. mia mamma lo faceva dentro, lo riempiva qua. Mentre io da dopo sposata, una vecchietta di Campora, Ecco, una vecchietta di Cambora. sì, me l'ha imparato a fare così. E da allora lo faccio sempre così, è una cosa Cioè, così stupenda. come? Uica, quando Cioè, che fate, Nanni, scusa? Aspetta, quando abbiamo pelato il coniglio, Ecco. e allora, quando poi è pulito, perché poi non viene mai proprio pulito pulito, si apre in mezzo qua, così. Poi, quando è pulito, allora si fa sopra la groppa, diciamo noi, si faccia un taglio con lo coltello. Dopo lo taglio con lo coltello, allora, e si incomincia. Ecco, è così. Che viene poi tutto così. Ecco qua, vabbè, Nanni, Antonio, in effetti si deve formare una sacca Una in effetti. sacca, sì, praticamente viene separata con le mani la pelle dal resto del coniglio e formano una sacca che poi Antonio, viene riempita. io ti devo dire che è una cosa di estrema intelligenza, anche di grande utilità. Sai perché? Sempre per il famoso motto che a casa del paziente non mancano Non tozze e che mancano non le si etta mai, erbe. non si etta mai niente. Ecco, noi riusciamo a recuperare addirittura, nel caso di specie, addirittura la Pelle, pelle. certo, ed è utilissima anche No, è perché anche più saporita, è anche se è più forte. saporita, ma secondo me questo è nato per il Allora fatto fallo, fallo, che Nannina, vai, facciamo i ripieni. non
una volta le famiglie erano molto numerose, per cui la carne era pochina. Ecco, e in questo, con questo sistema riuscivano a recuperare un pochino tutto l'animale e aggiungendoci poi l'impasto di uovo e formaggio, praticamente facevano un pasto completo con un pochino di carne, saziavano la famiglia. Come faremo noi oggi? Noi mangeremo cavatti e conigli in buttonade. E basta questo, con questo vino e con un filo d'olio. Basta, è un piatto completo. Scusa, fa vaniti i tuoi nuovi conterranei regionali che si stupiranno di fronte a un piatto come questo. No, ma in effetti la cucina... Tu li potrai vedere su Sky 849, noi ti faremo sapere i giorni in cui avrai in onda. Perfetto. Quindi avvisa tutti gli amici della Valdarno. Avviserò il comune, sì. Il comune. Perfetto. A questo punto io mi fermo solo un attimo mentre loro continuano. E poi messo nel sugo. Basta. A cuocere. E quindi, quando deve stare? Dipende un po' dalla grandezza del coniglio, dipende da tante cose, comunque 2 o 3 ore. Quante, Carmè? 2 o 3 ore, sì. E allora diciamo una cosa, noi a questo punto, dopo fatto questi due passaggi, ci diamo appuntamento fra 3 ore, buon appetito a tutti. Grazie, altrettanto. Thank you.